sempre. Come ti guardo mi viene da ridere. Ma perché? No, cioè, fra... sono contento, grazie. Molto bello, come ti guardo mi viene da ridere. No, perché penso subito a Sandra Raimondo. Sandra Raimondo, vabbè. Dico che stanchezza che c'ho. Però... Allora, secondo me hanno pensato che ci eravamo dimenticati quest'anno. Dici? Sì. Non te l'ha chiesto nessuno? Hanno pensato, quest'anno non lo faranno il Mastro Day, non hanno detto niente. No, no, sì, come si fa a non fare il Mastro Day? Te hai idea di che edizione è questa? E in effetti siamo un po' in ritardo. Ma... No, ma che edizione è questa? È la sesta. È la sesta? La sesta, perché te l'ho detto io prima, se no te non te lo ricordavi. No. E allora, come sarebbe a dire, cioè, non lo facciamo? È possibile non fare... No, facciamo, però... Un Mastro Day, un momento così bello, ci divertiamo, stiamo in compagnia, abbiamo bisogno di stare in compagnia. Mm? Sì, perché sempre con te. Cioè, allora, potrà essere che te ogni volta mi devi buttare su uno spillino nel culo. Ma mi vengono così, così escono così. Escono, ma allora chiudi quella bocca, Dio buono, sei esagerata. Dai. Hai visto che faccia da pipa che abbiamo messo? Sì. Belle. Ma le ho fatte tutte io. Lo so che le hai fatte a te, lo so. Lo so, io ne... grazie. Prego, va bene? Amore, mamma mia, che ti sopporta? Io non ti sopporto più. Cioè, non è possibile continuare così, Sei diventato piano piano, ma hai soffocato, mi hai messo sotto e non riesco più a venire fuori. Va là, parla del Mastro Day, di un po'. Dai, allora, di un po'. Quest'anno cosa facciamo? Quest'anno la faremo la seconda settimana di giugno. Di giugno, che sarebbe, vero, che non mi ricordo, 8 e 9 giugno facciamo il Mastro Day, ma tanto lo sai già comunque che 8 e 9 sarebbe sabato e domenica, certo. Ma sai benissimo che già arriveranno da mercoledì, e poi riandranno via il lunedì, come minimo. No dai, sono sempre stati dei momenti molto belli, come si fa a non farlo, impossibile. Certo. Infatti sono contento che sia la seconda settimana di giugno, tra l'altro, perché almeno le scuole sono finite, le persone sono più libere. Speriamo che, speriamo che ci siano tutti, anzi sempre di più, perché ogni volta, ogni anno che lo facciamo, abbiamo sempre degli amici che diventano fratelli di Pippa che le volte precedenti non c'erano. Sì. Sempre qualcuno di nuovo. Bello, dai. Sì. Ti vedo smorta sì. Però. Ma hai spento subito. Non lo so, sapete cosa? Io lo so perché è smorta. Perché lei si è alzata 5 minuti fa non dal letto. Non è vero, non è vero. No. Adesso lo spiego io il perché. Dai. Ecco, eravamo partiti, a lui non gli è stato bene quello che ho detto perché avevo una vocina troppo bassa e non mi avrebbero sentito. E ha spento e l'abbiamo fatto di nuovo. Quindi io non sono più spontanea. Quindi ho perso tutta la mia spontaneità. Ma a parte il fatto che non c'era bisogno che dicessi una cosa del genere, tanto sì, lo sanno sì. Già che non ti sentono. Tu non sei sentita. Non è vero, mi sentono. Ma chi? Guarda che ti denuncio, ci sono le prove, se mi vieni mi arrabbio, Dai, vabbè, parla del Mastro Day piuttosto. Appunto, lo faremo la 9 giugno... Dai, speriamo che, ragazzi, come sempre, fateci compagnia perché è un bel momento, siamo contenti, credo che lo siate anche voi e quelli che non sono mai venuti con questo video si possono fare un'idea di quello che accade al Mastro Day, che poi aspetta, Mastro Day, ma io sono dell'opinione che rifacciamo come l'anno scorso, è la stagione dei legami, il Mastro Day 8-9 giugno è il primo, che si chiama Apertura. Sì. Poi facciamo, quest'anno lo facciamo prima, il 31 agosto e il 1 di settembre è sempre la stagione dei legami, la chiusura. Sì. Va bene? Va bene. Così stiamo in compagnia di più. Certo. Anche perché io non lo so cosa succederà qui, con tutto sto casino che c'è intorno a noi. I problemi ci sono sempre, Dio, ma speriamo che non mi debba operare un'altra volta. Oh, non pensassi che ma lo so, quest'anno sai che l'ho vissuta male quest'ultima, no? Allora, vedremo anche di fare giochi nuovi. Ah, quindi chiedi anche suggerimenti, chiedili. Stavo per chiedili. Dai, chiedili.
E dateci dei suggerimenti, dai, un consiglio per fare un gioco in più. Guarda che mi si sta alzando il dito medio. Questo. Mamma mia, quanto sei scema. Ti darei i cazzotti nei denti, Dio mono. Dai, lo so, ma io quando faccio i video lo sai che mi diverto. Mi piace stare così. Mi sembra. La cosa brutta è che dalla parte di là non c'è nessuno che ci fa delle domande o dice qualcosa. Questa è la cosa brutta. Ma Vabbè, ma noi però mi pare di essere già in compagnia, capito? siamo qui per altro, non perché devono farci delle domande, siamo qui per dire No, che lo ci so, sarà il sì. Mastro Beh, uno potrebbe Day, fare delle domande anche sul dopo, Mastro Day. ah, Dove vado a ok, dormire? dopo Com'è per organizzato? quello metteremo il mio numero di telefono, come Come sempre, chiameranno sempre, me per tutte ecco, le info e io info. cercherò alloggio Oh, è per diventata tutti. Dai, tecnologica. Info. su. Ecco, no, ma come ti organizzi quest'anno? Come sempre. Facciamo. No, no, come sempre no, perché l'anno scorso abbiamo fatto delle belle, una bella cena, un bel pranzo, Dio buono, Ma abbiamo mangiato dove? bene. Alla quiete! Ma faremo lo stesso, no? Sì? No? All'italiana, come Vogliamo dico tornare io, indietro? come dico io. L'italiana cosa intendi? Intendo una bella pasta. Adesso al menù ci penseremo, Dai, dai. Poi sarà vabbè. sempre a mangiare. Sì, il menù va bene. Oh, tra parentesi, intorno a noi, intorno alla quiete, perché le camere sono solo 8. 8. Intorno alla quiete ci sono diversi posticini dove si può andare a dormire, si sta bene, si spende pochissimo e niente, basta, non saper più cos'altro dire. Il programma, intanto le date le abbiamo Sì, date, e dopo ripetile, magari 8-9 8-9 giugno. giugno. Poi magari continueremo anche a mettere dei post ricordando, Sì, no? a me però mi viene anche in mente una cosa, a parte i giochi nuovi. Che qualche gioco nuovo mi fai fare il toro meccanico Se lo fai con la botte, sì. con la botte? Con la botte, faccio il toro meccanico con la botte, capito? Ok, facciamo un po' di giochi nuovi, anzi, vi esorto a darci suggerimenti e in più chiederei ai nostri soliti esperti, dal professor Campinoti al professor Goi, passando per Mazzoni e tanti altri. Che dicano la loro, che facciano degli eventi, ecco, dei momenti evento culturali e di conoscenza, dalle degustazioni. Quest'anno quasi quasi vorrei fare una domanda, la faccio a Fabio Campinotti. Fabio, che ne dici tu da buon filosofo di dire qualcosa su il senso della vita? Perché questa domanda me la pongo molto spesso ultimamente, il senso della vita. E chi più ne ha da dire, ne dica. Che chissà che non troviamo una soluzione, non riusciamo a capire qual è il vero senso della vita. O facciamo come Vasco Rossi, che un vero senso non ce l'ha. Però c'è un senso, il piacere di stare in compagnia, di condividere, Tutto di. ha un senso. Sì, tutto ha un senso di condividere, ma non solo le cazzate, le stronzate, perché è bello anche quello, ma condividere anche, non i problemi, farci da bastoncino uno con l'altro, cercando di alleviare quello che è appunto il problema della vita, la cappa che ci sta sempre intorno. Va bene così? Va bene. Basta? E dopo del 31 agosto e del 1 Ne settembre riparliamo, ne dai. riparliamo. Sì. Allora, se avete da suggerire qualche gioco o qualche competizione, che comunque poi i premi lo sapete già, i premi sono Mastro. Chi volesse prenotare, che ha bisogno di indicazioni, mi può chiamare. sempre all'Anna. Una non verrà cambiata, la più bella e la più brutta, quella si fa. Certo. Ci ricordiamo. L'anno scorso Lello ha vinto con una pipa che faceva cagare. Bellissimo, bellissimo. Siete uno più stupido dell'altro, ma chi è stupido si accompagna con gli stupidi. Cioè, è normale. Da saluta che andiamo via, dai. Ciao ragazzi, ci risentiamo in qualunque momento. Questo è per presentare. Fate tutte le domande che volete, come funziona. Alcuni lo sanno, chi non lo sa lo domanda e basta. Ok? Va Ciao bene. ragazzi, ciao. Te la devi smettere però, eh?
Mi hai stufato proprio. Anche Mi hai stufato. Io ti ho stufato. Cosa ti ho fatto che ti ho stufato? te. Dopo te lo dico. Finalmente la babbione è andata via, sono solo e vi lascio dopo aver visto il video e vi dico, c'è altro da aggiungere? Non credo, non serve. Non bisogna aggiungere altro, se non mettere noi stessi il piacere di stare in compagnia, di vivere, di confidarsi, di condividere. Vi aspettiamo, sicuramente sarà bello, molto bello. Un abbraccio a tutti e... come diceva a Babbiona prima, le informazioni chiedetele a lei. Un bacio, ciao.